La riforma del mercato del lavoro, targata Monti Fornero, ieri ha compiuto l'ultimo passo verso il Parlamento. Il disegno di legge è salito al colle e ora sarà sottoposto all'esame della Camera e del Senato. Rispetto a quanto stabilito un paio di settimane fa, ci sono state alcune importanti modifiche. Vediamo quali. Partiamo dal capitolo come si licenzia. Qui c'è la modifica più importante che riguarda i licenziamenti economici, i cosiddetti licenziamenti per motivo oggettivo, per giustificato motivo oggettivo. Allora, nella precedente versione si stabiliva solamente che in caso di licenziamento giudicato illegittimo da un giudice, il lavoratore potesse percepire solo un indennizzo e non avesse più la possibilità del reintegro nel posto di lavoro. Questo tema è stato il tema più caldo di queste settimane e il centro delle critiche più forti proveniente dalla CGIL e dal Partito Democratico e da tutto il centro-sinistra. Che cosa accade ora? Allora, il reintegro to torna a esserci una possibilità di reintegro, ma andiamo per ordine. Oggi il licenziamento può avvenire per i motivi che già sono previsti: licenziamento discriminatorio, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, i cosiddetti licenziamenti disciplinari e licenziamenti economici. Per il licenziamento discriminatorio nulla cambia, se viene provato che è discriminatorio, il licenziamento viene considerato nullo e il lavoratore viene reintegrato. Per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o licenziamento per giusta causa, il cosiddetto licenziamento disciplinare, il giudice può disporre un indennizzo, oppure il reintegro sul posto di lavoro solo nel caso i fatti alla base del licenziamento non esistono. Che cosa cambia rispetto alla precedente versione? La precedente versione prevedeva che l'indennità potesse essere stabilita tra 15 e 27 mensilità. Ora si passa da 12 a 24. Quindi, nel caso di licenziamento giudicato illegittimo e condanna al pagamento di un'indennità, l'imprenditore pagherà meno rispetto alla versione precedente. La modifica più grossa si ha per i licenziamenti per motivi economici. Allora, nel caso di manifesta insussistenza del motivo economico, ritorna la possibilità del reintegro. Ovviamente chi decide il reintegro è il giudice. Prima si prevedeva solamente il pagamento di un'indennità tra le 15 e le 27 mensilità. Questa possibilità esiste ancora. Il pagamento dell'indennità, anche qui si stringe la forchetta, va da 12 a 24 mensilità, ma nel caso appunto che il lavoratore si rivolga al giudice, il giudice stabilisca che che le ragioni economiche sono manifestamente insussistenti, può disporre la reintegra. Vengono previste anche alcune misure che consentono di prevenire un aumento forte del contenzioso. Innanzitutto è prevista il tentativo di conciliazione obbligatoria. L'imprenditore che licenzia deve indicare il motivo del licenziamento, il motivo del licenziamento e deve eventualmente indicare anche le misure per ricollocare il lavoratore. Il tentativo di conciliazione obbligatoria davanti alla direzione territoriale del lavoro, con l'assistenza dei sindacati e delle associazioni di categoria, deve chiudersi entro 20 giorni. Se entro 20 giorni si arriva a una conciliazione, il rapporto di lavoro viene risolto e viene risolto con un indennizzo per il lavoratore. Se il tentativo fallisce, il datore di lavoro licenzia il lavoratore. Questo può fare ricorso al giudice. Può fare ricorso al giudice. Il giudice dovrà decidere se si tratta
se sostanzialmente il lavoratore ha ragione. Il lavoratore potrà dire non è stato un licenziamento per motivi economici, ma un licenziamento discriminatorio, oppure un licenziamento per giusta causa, oppure appunto sostenere che le ragioni economiche alla base del licenziamento sono manifestamente insussistenti. Cosa rischia? Rischia che se il giudice gli dà ragione, lui viene reintegrato. Se il giudice ritiene che lui non abbia ragione, viene licenziato e non ha più la possibilità di ottenere l'indennizzo che avrebbe ottenuto in sede di conciliazione. Quindi, da un lato, rispetto alla precedente versione, torna a esistere la possibilità di reintegro nel posto di lavoro. Dall'altra, questa possibilità viene compensata dal fatto che si tenta di favorire la conciliazione prevedendo, in caso di sconfitta del lavoratore in giudizio, anche la perdita del reintegro. Un'altra novità importante dell'ultima versione del disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro riguarda il capitolo delle assunzioni, come si assume, cioè i contratti. Velocemente, il governo punta a considerare il contratto a tempo indeterminato come il contratto dominante, il modello contrattuale per eccellenza, ovviamente in cambio di una maggiore flessibilità in uscita di cui abbiamo già parlato. Alcune novità riguardano l'apprendistato. L'apprendistato è considerato da questa riforma il contratto per eccellenza per l'ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo già spiegato come funziona. Qual è la novità? L'azienda potrà stipulare un contratto di apprendistato solo se precedentemente ha stabilizzato il 50% degli apprendisti che già lavoravano per l'azienda. Significa sostanzialmente uno su due. Saranno in realtà solo il 30% nei primi 3 anni successivi all'entrata in vigore della riforma. Rimangono, come abbiamo detto, i contratti a termine. Il loro utilizzo però viene reso più oneroso per le aziende che dovranno pagare una aliquota maggiorata dell'1,4% che andrà a finanziare la nuova indennità di disoccupazione, la cosiddetta ASPI. I contratti a termine vengono però resi un po' più semplici nel loro utilizzo perché sparisce la grande causale, che doveva essere, che finora deve essere indicato obbligatoriamente dal datore di lavoro. C'è però un altro passaggio molto importante che, è volto a impedire la reiterazione eccessiva dei contratti a termine. Cosa prevede il disegno di legge? L'intervallo, prevede che l'intervallo fra un contratto a termine e l'altro viene aumentato l'intervallo obbligatorio da 10 a 60 giorni per i contratti che durano meno di 6 mesi e da 20 a 90 giorni per quelli di durata superiore. Viene cancellato il contratto di inserimento e su tutte le altre forme flessibili di contratto, dal part-time alle collaborazioni a progetto alle partite IVA, vengono inserite, come abbiamo già raccontato, tutta una serie di misure che dovranno teoricamente prevenire gli abusi nell'utilizzo di questi contratti.